Eccoci qui, Antonello Giannelli, presidente nazionale ANP. Con Giannelli vorremmo fare un commento sul decreto approvato riguardo il nuovo reclutamento e formazione dal Consiglio dei Ministri e a breve in Gazzetta Ufficiale. Giannelli, che giudizio date sul decreto e in particolare sulle modalità di nuova formazione degli insegnanti? Ma noi riteniamo che si sia un po' persa un'occasione per fare le cose meglio, come si sarebbe potuto fare anche sulla scorta della recente esperienza del Covid. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato una volta di più, se non l'avessimo saputo prima, che i docenti hanno bisogno di una forte motivazione, di una forte attitudine per questo tipo di attività, fatto salvo che poi naturalmente serve un compenso adeguato, che al momento non è adeguato. E dunque ci saremmo aspettati, abbiamo sempre chiesto, che ci fossero delle forme di valutazione diverse e innovative. Ripeto, è essenziale valutare per un docente quella che è la motivazione e l'attitudine. Perché? Perché non si può valutare un docente sulla base di esami nozionistici come si è sempre fatto. Aggiungo che c'è una forte enfasi sulla formazione iniziale, quando io ritengo che invece l'enfasi dovrebbe essere sulla formazione in servizio. Noi pensiamo troppo che si debba prendere la persona giusta e che la si debba formare una volta per tutte. Invece non è così. Bisogna prendere una persona motivata e poi riuscire a formarla e aggiornarla per tutto il corso della vita lavorativa, specialmente in un mondo di rapida variazione delle conoscenze, delle competenze. Si ha una veloce obsolescenza appunto delle proprie capacità professionali e se non si fa questo, se non lo si tiene tutti aggiornati, l'esito diciamo è negativo. La cadenza triennale potrebbe essere adeguata. La cadenza triennale potrebbe anche essere. La buona scuola prevedeva comunque un modello di questo genere. Cos'è che non è andato nella 107? Allora, nella buona scuola diciamo che quello che riguardava la formazione era lasciato un po' a livello di principi. Si diceva sì che doveva essere obbligatoria e tutto quanto, però poi era comunque soggetta all'approvazione da parte del collegio dei docenti. Questo secondo me non va bene, perché nessun collegio costringerà mai un collega a fare della formazione che magari non vuole fare. Invece bisogna renderla obbligatoria per contratto, perché questo è vero per qualunque professionista e quindi lo è anche per il docente. Obbligatoria e diceva pagandola. Allora, bisogna pagare in generale i docenti più di quanto non si faccia attualmente, perché è evidente che l'attuale livello di stipendio non è decoroso, non è dignitoso. Bisogna anche collegare questo a una valutazione delle competenze del docente e credo che nessun altro possa farlo se non il dirigente scolastico, anche avvalendosi del comitato di valutazione che è lì per questo. Quindi il modello che voi prefigurate è, diciamo, diverso da quello che è previsto da questo decreto, di cui tra l'altro ancora non abbiamo cognizione in modo molto chiaro. Sì, allora indubbiamente deve essere chiarito meglio quello che si vuole fare e probabilmente l'occasione sarà la conversione in legge del decreto. Il nostro modello proposto da tempo è ben noto, fare in sì che le scuole assumano loro i docenti, anche in forma concorsuale, quindi nessuno chiede assunzioni di tipo privatistico, però deve essere lasciato alla competenza delle scuole che devono valutare la capacità di quel docente di essere docente in quella situazione specifica. E dunque io penso a un modello di questo tipo, con forte coinvolgimento del comitato dei docenti e con un forte ancoraggio al territorio. Non si può essere docenti assunti per un anno in una scuola e poi cominciare a girare. Bisogna rimanere per un certo numero di anni nella scuola, perché questo è necessario per la continuità didattica dei nostri ragazzi. Signor Giannelli, un'ultima domanda. Si parla molto di middle management e di figure professionali che ulteriori rispetto a quella del docente. Mi spiego meglio, oggi si entra come insegnanti e nel 99% dei casi si termina la carriera da insegnanti senza variazioni né a livello economico se non attraverso gli scatti stipendiali. Voi da questo punto di vista come vi ponete? Beh, noi pensiamo, infatti l'abbiamo proposto infinite volte, che ci debba essere una carriera per i docenti che vogliono continuare a fare i docenti e non vogliono necessariamente passare al ruolo dirigenziale, e si debba introdurre un livello di middle management che noi
riteniamo debba essere quello dei quadri, intermedio tra il livello dei docenti e quello dei dirigenti. Nella pubblica amministrazione questo livello non c'è, secondo me è un guasto molto grave che va sanato. Quindi si tratta di figure che poi non insegnano più, devono occuparsi di compiti gestionali. Quindi secondo me ci deve essere una carriera per i docenti che vogliono continuare a insegnare e una carriera per i docenti che vogliono occuparsi di organizzazione e gestione, senza però necessariamente acquisire le responsabilità e il ruolo dirigenziale. Come chi decide la carriera del docente? Cioè come si introduce un docente in questa nuova figura professionale? Allora, sicuramente serve un ruolo determinante per il dirigente scolastico che deve dare una sua valutazione, ma non abbiamo difficoltà a ritenere che ci debba essere una forma concorsuale per accedere a questo livello. Ripeto che poi si può anche sviluppare sulla singola scuola e non necessariamente con concorsi centralizzati che, come abbiamo visto, hanno puntualmente fallito per i numeri in gioco e per la tempistica troppo lunga e anche per le difficoltà burocratiche che caratterizzano la nostra azione. Quindi concorsi all'interno di ogni istituto. Esattamente. Bene, grazie Antonello Giannelli, presidente nazionale NP. Grazie a voi.